George Wishart era morto, ma la storia non finì così. Poco dopo la sua morte, alcuni dei suoi amici riuscirono ad entrare nel castello e a far prigioniero il cardinale Beaton. Lo imprigionarono qui, nella torre sul mare, lo stesso luogo in cui John Knox commentò che molti figli di Dio erano stati imprigionati per la loro fede. Alcuni degli amici del cardinale Beaton allora provarono a scavare un tunnel sotto le mura che si può vedere anche oggi, ma senza successo. Il cardinale Beaton fu poi ucciso e appeso alla finestra di questa torre mentre si teneva la prima funzione religiosa protestante in Scozia, qui nel castello di St. Andrews. Non tutto quello che fecero i riformatori nel passato deve essere imitato o era giusto. In ultimo dobbiamo guardare a Gesù come nostro esempio in tutte le cose. John Knox poi si era unito a questi credenti ed era qui nel castello quando fu catturato dalla marina francese. Insieme ad altri, la sua sentenza fu di lavorare come schiavo su una galea e lo fece per 19 mesi. Fu poi rilasciato. Nessuno sa davvero perché, visto che non era abitudine comune rilasciare uno schiavo su una galea, ma la provvidenza doveva essere a suo favore. Tornò in Scozia, ma subito dopo andò in Inghilterra dove passò del tempo con Thomas Cranmer, arcivescovo di Canterbury, e poi andò anche a Berwick-upon-Tweed, dove predicò e svolse il suo ministero. Poco dopo l'ascesa al trono di Maria, cattolica convinta, nel 1553, lasciò la Gran Bretagna e andò in Europa, dove si stabilì per anni in Svizzera. Passò del tempo con Giovanni Calvino, e questo riformatore potente, Calvino, ebbe un grosso impatto sulla sua vita, sulla sua teologia e sulle riforme che avrebbe poi guidato qui, in Scozia. Nel 1559 tornò in Scozia, questa volta per sempre, e iniziò il ministero nella cattedrale di St. Giles, diventando il primo ministro protestante. Mentre era qui, abolirono la messa e ripudiarono la giurisdizione papale. Oltre a predicare, fu importante anche per la stesura di importanti documenti che servirono per inquadrare la Chiesa. Con altri 5 uomini, tutti per caso chiamati John, scrisse la Confessione di fede scozzese che spiegava quello in cui la Chiesa credeva e il Libro dell'Ordine Comune che rimpiazzò il Libro delle Preghiere e fu adottato ufficialmente dalla Chiesa nel 1560. Nonostante avesse viaggiato moltissimo in tutta la vita, in varie parti della Gran Bretagna e dell'Europa, mantenne sempre una profonda passione per la Scozia. Una famosa volta disse: "Datemi la Scozia o morirò". Aveva sempre in mente la sua patria, un luogo che gli era rimasto nel cuore. Ricordo che una volta, quando ero giovane ministro, mi fu detto: "La tua chiamata è dove c'è il tuo fardello di responsabilità". Forse oggi vi trovate in un luogo, una città o un paese che non è esattamente il luogo dove il Signore vi ha chiamati per annunciarlo. Rimanetegli fedeli, lavorate dove siete e pregate che il Signore vi apra le porte del ministero dove sta davvero il vostro fardello di responsabilità. Per John Knox era la Scozia, la sua patria. Per voi magari non è la vostra città natia o il vostro paese natale. Potrebbe essere un territorio lontano in missione. Ovunque sia, siate fedeli a Dio e seguite la sua guida.